una mattinata intensa con tantissimi campioni. Abbiamo qui al nostro fianco, al mio fianco, Mardaf, la prima sua esperienza al Festival Sportivamente, poi campioni che lo sport lo raccontano, come Marco Nosotti, ormai un amico di vecchia data, e anche campioni, a me piace pensare, anche di chi organizza lo sport, come Andrea Fabris, che è il direttore organizzativo del Sassuolo Calcio. Quindi una mattinata intensa, abbiamo in sala oltre 150 studenti dell'Istituto Parco Ducale, credo che per loro sarà un'esperienza bellissima. Il festival continua, come sapete è una settimana ricca di appuntamenti. Domani alle 3 saremo al Sala Bowling di Formigine per questo torneo che si chiama Strike, dove saranno coinvolti i ragazzi della squadra del Dream Team e dei Draghi Rossi, per poi terminare domenica 3 dicembre, e ci fa anche piacere ricordare che è la giornata internazionale delle persone con disabilità, e insieme all'ASL di Modena e gli amici del CSI Comitato di Modena faremo questo incontro che si chiama Sportabilmente, dove daremo dei primi rudimenti da lasciare ad allenatori e dirigenti su come approcciarsi nelle attività giovanili quando le squadre sono appunto composte da ragazzi con disabilità e invece con ragazzi normodotati. Innanzitutto ringrazio Barbara per l'invito, ringrazio Sportivamente e l'associazione che mi ha invitato a partecipare a questo evento. Sono molto felice di potermi confrontare con ragazzi tifosi di adesso ma del domani, parlare di calcio, dei veri valori del calcio, e sarà molto emozionante anche per me. Spero di lasciarli bei messaggi che il calcio ha dato a me, quello di inclusione, di aggregazione, di amicizia, di lealtà e di crescita tutti insieme, perché sono i valori che il calcio ha insegnato a me. Spero di poter lasciare questo messaggio qua.